non proprio un viaggio nella realtà produttiva, più una via crucis questa mattina, ex Andretto, Berco, realtà comunque che hanno bisogno anche a livello nazionale di un sostegno. Sì, assolutamente, sono realtà che hanno bisogno del nostro sostegno a livello nazionale, infatti noi come parlamentari appunto piemontesi, io in particolare essendo la rappresentante di questo territorio, abbiamo già depositato un'interrogazione sulla Sandretto, la Romi ex Sandretto, e adesso a breve presenteremo appunto anche un'interrogazione sulla situazione appunto della Berco. Noi pensiamo che siano appunto delle eccellenze e che non debbano essere appunto trattate come sono state trattate fino ad ora. Ecco, noi dobbiamo preservare queste eccellenze che abbiamo sul territorio e cercare di investire. Ecco, per fare dei piani, vogliamo fare dei piani industriali, dobbiamo ripartire comunque da qua, dalle eccellenze che abbiamo, e cercare di investire e di migliorare appunto la situazione. Eccellenza che abbandonano il canavese anche perché le leggi glielo permettono. Sì, forse la mancanza di leggi, diciamo, su questo tema glielo permette. Infatti una delle cose sulle quali appunto io cercherò di informarmi anche per capire appunto, vengono delle multinazionali straniere, va bene, vogliono investire qua in Italia, va bene, prendono anche dei fondi pubblici per appunto ristrutturazione, quindi cassa integrazione in deroga, però poi bisogna anche reinvestire sul territorio, cioè bisogna creare comunque un po' dei vincoli, no? A queste aziende, non possono poi prendere il marchio, prendere il know-how e andare altrove. Ecco, bisogna forse creare dei limiti entro i quali possono agire. Io mi impegnerò appunto per cercare di capire quali sono le possibilità per regolamentare meglio, ecco, questo tipo di lavori. E poi in un momento così difficile, appena nato il governo, appena nate le commissioni, confrontarsi con lavoratori arrabbiati con i parlamentari non è facile. No, non è facile, diciamo che è una situazione che nel complesso non è facile, perché in Parlamento ci si confronta anche a difficoltà appunto tra le diverse forze politiche. Adesso abbiamo appunto questo governo che tentiamo appunto di tenere insieme, con comunque due forze che rimangono due forze avversarie, rimangono due forze che hanno proprio anche su certi argomenti delle posizioni totalmente differenti, quindi trovare la sintesi già non è facile, però io penso che se ci si focalizza sui problemi concreti, sulla risoluzione dei problemi concreti, lì si può trovare la sintesi e si possono trovare risposte anche per i lavoratori che sono giustamente arrabbiati. E poi soprattutto dobbiamo dare risposte anche perché stanno diminuendo anche i servizi, soprattutto nella nostra regione, e in questa realtà del canavese vediamo proprio una realtà che pian piano sta perdendo vari servizi. Adesso anche sul tema del trasporto pubblico avremo anche forse delle ulteriori difficoltà. Io penso che su questo bisogna anche imparare però di più a fare sul territorio rete tra appunto le forze politiche, le organizzazioni sindacali, gli imprenditori, cioè cercare di far rete per avere una prospettiva poi, e anche gli amministratori locali, per avere una prospettiva, per darsi delle priorità anche per valorizzare questo territorio e per cercare di farlo ripartire come si merita.